Continuiamo il nostro giro di interviste con i sindaci piemontesi. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il sindaco di Rivarolo Canavese, il dottor Alberto Rostagno, che ci conosce da tanti anni e con cui abbiamo sempre avuto degli ottimi rapporti. Sindaco, per chi non conosce Rivarolo, ci può dire due parole sul comune, dove si trova e quanti abitanti ha? Va bene, con piacere, grazie. Fa piacere che lei sia venuto a trovarmi, quando sono sindaco è la prima volta che ci vediamo ufficialmente, avevo avuto modo con piacere di partecipare a quel bellissimo convegno che avevate organizzato voi al Salone all'Adium di Allier alcuni anni fa e aveva avuto veramente un grande successo. E lì il mondo della retinopatia, degli ipovedenti, era venuto veramente, chi non lo conosceva era venuto veramente allo scoperto e a capire quanti sono le persone che hanno questa sofferenza e quanti sono le persone che non la conoscono. Quindi è stato veramente interessante sia in un senso che nell'altro. Allora, la città di Rivarolo è una cittadina, direi, del Basso Canavese. Oggi è inserita nella cosiddetta zona omogenea Canavese occidentale della città metropolitana di Torino ed è, diciamo, la città più grande. Noi oggi è una città in crescita, abbiamo 12.600 abitanti, solo qualche anno fa erano poco più di 12.000, quindi è una città che, a differenza di altri del territorio, è in crescita come numero, come demograficamente. È una città che è un pochino il cuore del Canavese per quanto riguarda il commercio. Tanti vengono a fare acquisti a Rivarolo, non solo perché è un grande mercato, il mercato del sabato e poi uno più piccolo il mercoledì, ma il mercato del sabato è un mercato importante, ma anche perché ha nel suo interno delle bellissime attività commerciali che richiamano persone non solo dal Canavese ma anche da fuori Canavese, anche da Torino stessa. È una cittadina che presenta tantissime opportunità. Intanto è un punto di riferimento di partenza verso Torino perché Rivarolo ha una stazione ferroviaria importante dove non solo mezzi pubblici ma anche i privati vengono a Rivarolo, parcheggiano l'autovettura e prendono il treno per Torino e per le altre direzioni. Ma anche perché è così sede di, oggi per carità un pochino meno in confronto a quella che era qualche anno fa, ma comunque è sede di aziende importanti, un'azienda importante che si divide tra Rivarolo e Bosco Nero e Alto Livia, abbiamo la ditta Bausano, le Grimaldi e Salvia, tante aziende che hanno voluto e continuano la tradizione. Un'azienda come la Zincolo Autostatica che proprio in questi giorni è in espansione con nuove assunzioni. Quindi direi una cittadina che nonostante la crisi riesce a reggere bene e è in linea con i tempi, con i tempi moderni, si sta evolvendo e sta crescendo bene. Certo, lei oltre ad essere sindaco ci accomuna un pochino come finalità il fatto che è anche medico, quindi probabilmente nella sua carriera sanitaria avrà avuto occasione di conoscere persone con problemi di vista. Che impressione ne ha tratto? Certo, nella lunga attività, nella lunga carriera che ahimè ormai ho alle spalle, ho conosciuto persone che hanno delle difficoltà di vista, che hanno questa disabilità visiva e io penso che siano persone che intanto abbiano una grande forza di reazione. Spesso e volentieri questo deficit lo superano molto bene. È vero che purtroppo, anche se adesso qualche piccolo miglioramento è stato fatto, le strutture dei nostri territori sono poco adatte per le persone che hanno difficoltà di vista, tant'è che è mia intenzione, quanto prima, ma mancano sempre le risorse, ma di partecipare eventualmente a qualche bando per far sì che ci siano dei percorsi guidati per le persone che hanno problemi di vista, perché solo così facendo, solo dando così un aiuto a chi ha difficoltà, in questo caso i non vedenti, ma anche persone con altre disabilità, il cittadino della città si può considerare una città evoluta, altrimenti veramente rimaniamo una città, rimaniamo arretrati da questo punto di vista. Io prego. Rivarolo, adesso allargando un attimo il discorso alla disabilità in generale,
a che punto è con l'abbattimento delle barriere architettoniche? Ma allora, io penso che noi da questo punto di vista siamo abbastanza avanti. Tutti i nuovi insediamenti, tutte le nuove strutture che vengono autorizzate, anche sia pubblico che privata, diamo un'attenzione particolare alle barriere architettoniche. È vero che ci sono delle strutture, ahimè, obsolete che hanno bisogno di essere rimodernate, però sicuramente diamo uno sguardo importante, i nostri uffici e anche uffici tecnici sono sensibili alle barriere architettoniche e cerchiamo di, là dove possiamo, di andare ad abbatterle. Ma devo dire una cosa, ahimè, che al di là di quelle che sono le barriere architettoniche materiali che noi cerchiamo di andare ad abbattere, nella nostra mentalità ci sono ancora tante, dico arrivo a loro come penso in tutta Italia, tante barriere immateriali all'interno della nostra psiche, della nostra mente, sono quelle le prime barriere che dobbiamo abbattere. Ecco, noi ci occupiamo tra le varie attività associative anche della cosiddetta riabilitazione visiva. Una persona che in età adulta, o ancora di più le persone già un po' anziane, che si trovino da un momento all'altro a fare a meno di un senso così importante come la vista, si sentono praticamente perse e quasi non si rendono conto che ci sono comunque delle possibilità di poter recuperare in qualche modo una funzionalità. Ecco, questo settore è un pochino trascurato, diciamo, dalla sanità pubblica, tranne l'ASL 4 che ha un centro di riabilitazione. Cosa ne pensa? Cioè, specialmente fuori dalla grande città, diciamo, queste persone tendono a chiudersi in casa e a considerarsi sepolte vive. Ecco. Lei pensa che ci potrebbero essere degli spazi di miglioramento in questo settore? Sì, questo va un pochino nel discorso, nella cosa che dicevo prima. Ci deve essere una mentalità che, per fortuna, con le nuove generazioni si sta aprendo. Se la mentalità è aperta, capendo quali sono i problemi delle persone con disabilità, io penso che la cosa sia sicuramente più facile. Certo che bisogna andare per gradi. È vero quello che hai detto, l'ASL 4 ha questi percorsi di riabilitazione che tante altre ASL non hanno. Io penso e spero che, diciamo, con la sensibilità di tutti si possa avere un futuro migliore anche per le persone che hanno problemi di disabilità visiva. Ecco, il Comune di Rivarolo mi sembra che per i servizi socioassistenziali ha delegato il consorzio CIS38, mi sembra. Che problemi ci sono in questo settore? Come tutti penso ci siano problemi economici, però comunque come si sta evolvendo la situazione sociale in questa zona? Allora, il nostro comune, come tutti i comuni, più di 20 comuni della zona, sono inseriti in questo consorzio del CIS38. CIS38 è un consorzio assistenziale che funziona bene, che dà risposte alle richieste dei cittadini, e le richieste purtroppo, lo sappiamo tutti, sono sempre maggiori. La mia città, il comune di Rivarolo, oltre ad essere inserita nel consorzio CIS38, quindi a delegare queste funzioni attraverso il consorzio, in autonomia mette a disposizione, nei casi particolari, altre risorse a favore dei cittadini che hanno difficoltà. Ad esempio noi andiamo, penso sia un caso abbastanza raro nei comuni limitrofi, tra i comuni limitrofi ma anche in estensione più ampia della città metropolitana, quello di noi paghiamo ancora oggi il ticket sanitario, quindi i farmaci per le persone che non riescono a farlo in autonomia. Abbiamo dato l'assistenza scolastica alle persone che hanno delle disabilità. Diciamo che è una città Rivarolo, un comune Rivarolo che da sempre, non solo da quando sono io sindaco, ma da sempre si occupa in modo particolare e dà assistenza alle persone che hanno difficoltà. Purtroppo, dico purtroppo perché sono sempre di più le persone che bussano alla mia porta chiedendo
aiuto, chiedendo aiuto economico, ma la cosa più importante che tutti chiedono, e lì purtroppo non spesso, non sempre siamo in grado di dare le risposte, è quello che tanti chiedono: un posto di lavoro. Sono purtroppo tante le persone che hanno perso il posto di lavoro, perdendo il posto di lavoro tutto l'equilibrio socio-familiare si distrugge e quindi si creano quelle difficoltà veramente di esistenziali. Però proprio sul lavoro lei ci ha appena detto prima che un non vedente potrebbe essere occupato. Allora, un non vedente potrebbe essere occupato al comune di Rivarolo. Noi da più di un anno, dopo che è andato in quiescenza Piero Fassero, che era la persona che si occupava del centralino, che aveva appunto era un non vedente, abbiamo richiesto di avere a disposizione un non vedente per svolgere questa stessa funzione di centralinista, ma fino ad oggi non l'abbiamo ancora trovato. Quindi chissà che attraverso, diciamo, l'intercessione dell'associazione APRI si possa trovare anche un centralinista per il comune di Rivarolo, che appunto la legge stabilisce che debba essere un non vedente. Ecco, l'ultimo punto, lei l'aveva già accennato prima, un punto critico per le persone con disabilità è quello dei trasporti, specialmente fuori Torino. Ecco, voi avete la fortuna di avere servizio ferroviario metropolitano, quindi questo è una grande risorsa. Però magari per spostarsi invece da Rivarolo agli altri comuni della zona è critica, diciamo, ecco. Com'è la situazione? Ecco, l'ha detto lei, la situazione è critica. Noi proprio questa sera avremo un incontro qui a Rivarolo con il nuovo sindaco metropolitano, che è il sindaco della città di Torino, Chiara Appendino, e andremo a dire proprio queste cose, che noi abbiamo delle carenze infrastrutturali, delle carenze nella viabilità, di una viabilità che in certe strade è ancora quella che era nel 1800, inizio del 1900, quindi sicuramente abbiamo delle infrastrutture che sono inadeguate per i tempi che viviamo, e abbiamo una situazione di trasporti che al di là della ferrovia fino a Rivarolo, che con delle criticità più o meno funziona, da Rivarolo a Ponte ad esempio non è elettrificata ed è lentissima, ma abbiamo dei servizi pullman, dei servizi su gomma che non ci sono. I comuni, ad esempio una circolare che unisca i comuni di Rivarolo con Castellamonte e naturalmente i comuni limitrofi non c'è, non funziona. Là dove qualche comune negli anni ha provato a metterla in piedi non ha funzionato, anche non ha funzionato perché l'utenza non l'ha utilizzata, perché manca la mentalità dell'utenza di utilizzare i mezzi pubblici. Bisogna ritornare, bisogna far capire che anche per un risparmio energetico, anche per un risparmio economico, l'utilizzare mezzi pubblici è sicuramente un vantaggio per tutti, però i mezzi pubblici ci devono essere. Quindi è un meccanismo un po' vizioso, ma bisogna farlo diventare virtuoso per far sì che ci siano più mezzi pubblici e che la gente possa utilizzarli e che abbia la mentalità di utilizzare i mezzi pubblici. Benissimo, io la ringrazio per questa intervista e speriamo di poter collaborare anche con la città di Rivarolo e spero di poterla rincontrare presto con nuove notizie positive. Grazie, dottor Bongi, una stretta di mano.